Team NetApp, NetApp Endura, Bora Argon 18 e questo è solo l'inizio del team Red Bull. E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio la storia del team Red Bull Bora, perché è entrato nel ciclismo da poco, da inizio del Tour de France, lo sponsor Red Bull, e se entra Red Bull vuol dire che vuole cambiare un qualcosa nel ciclismo e in tutti gli altri sport dove c'è un team sponsorizzato da Red Bull, dove c'è proprio questo nome, troviamo un team che primeggia, troviamo un team che vince. Basti pensare alla Formula 1, alla MotoGP, al motocross, oppure a tutti gli altri sport dove c'è il nome Red Bull in primo piano. E da quest'anno è arrivato Red Bull nel ciclismo e ha preso quello che era il team Bora-Hansgrohe fino adesso. Ma prima di arrivare a questo nome sono stati tanti i passaggi che ha fatto questa squadra. Prima di arrivare a questo nome, basta pensare che prima dell'arrivo di Peter Sagan era un team professional e sono tante le cose da dire, sono tante le cose che sono capitate negli ultimi anni prima di arrivare a questo nome che è il nome Red Bull. E mi raccomando, rimanete fino a fine video perché a fine video andiamo a vedere anche cosa potrebbe succedere dal 2025 in poi. Ma detto questo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E detto questo, però, andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che è capitato negli ultimi 14 anni da quando è nato questo team. Perché nasce proprio nel 2010. Si chiamava Team NetApp. Era un team Continental. Il general manager è sempre lo stesso, ovvero Ralf Denk. Team Continental tedesco, da non sottovalutare questa cosa, che è un team tedesco, perché al tempo c'era una squadra World Tour tedesca che era il team Mirlam, che però nel 2011 chiude. E chiudendo nel 2011, questa cosa diede il monopolio dei corridori tedeschi e corridori dell'Est Europa che correvano nel team Mirlam nel 2011, gli diedero questo monopolio al team NetApp e quindi ne presero un bel po'. Dal 2010 al 2011 il team diventa professional. Team professional con un bel progetto e tanta voglia di crescere. Nel primo anno riuscirono ad ottenere comunque 5 vittorie, nel secondo anno non ottennero neanche una vittoria. Nel terzo anno ottennero ben 10 vittorie. Però forse corsero già un po' troppo perché se il primo anno era il 2010 e come vi ho detto prima, la maggior parte dei corridori erano o tedeschi o di lingua comunque tedesca, tipo austriaci o svizzeri, oppure corridori dell'Est Europa. Tanti corridori che hanno corso nel team NetApp oppure nel team Bora sono proprio di queste regioni anche attualmente. Uno dei pochi corridori che c'era al tempo nel team NetApp, che lo è rimasto fino a fine carriera, è Cesare Benedetti. Cesare Benedetti, che era l'unico italiano. Quindi dal 2010 al 2015 la squadra fa già un piccolo step perché da Continental passa Professional. E dal 2011 al 2012 rimane comunque una squadra professional perché prima che passi World Tour ce ne vogliono ancora un bel po' di anni, però cosa succede? Fa già il suo primo grande giro. Nel 2012 difatti il team NetApp corse il Giro d'Italia. Non vinsero neanche una tappa, però alla 14ª tappa di quell'anno colsero un bellissimo secondo posto con Barta. E ho un ricordo io che quegli anni si parlava molto di questa squadra perché ha comunque rubato una wild card alle squadre italiane. E quindi ho questo ricordo di questo team NetApp che nessuno conosceva, che è andato a correre il Giro d'Italia e che ha rubato poi le wild card alle squadre italiane del tempo. Ma non era stato fatto a caso e già da quegli anni si iniziava a vedere la serietà del team e quella voglia di crescere sempre di più. Dal 2013 cambiano gli sponsor perché il team NetApp si fonda con il team Endura Racing e diventa NetApp Endura. Quindi aumenta il budget, aggiungono sempre più corridori nella sua rosa, sono già un team professional. Nel 2013 poi corsero anche un altro grande giro perché corsero la Vuelta a Spagna e qua invece ottennero una vittoria nell'ottava tappa
con Leopold Koenig. Leopold Koenig che quell'anno nella Vuelta a Spagna arrivò addirittura nono in classifica generale. Nel 2014, attenzione, arriva Sam Bennett. Sam Bennett che non è conosciuto come è conosciuto adesso, sono passati 10 anni, arriva in questo team Netta Pendura, è un giovane velocista, promettente, che occhio, i velocisti per questa tipologia di squadre sono molto utili e sono anche direi fondamentali, perché ti fanno fare tanti punti UCI e ti fanno fare tante vittorie, non magari nelle corse di primo piano ma nelle corse di secondo piano, quali potrebbero essere tutte le corse che ci sono in Italia, tutte le corse che ci sono in Belgio, in Francia, Germania, eccetera eccetera. Il team NetApp si è accorto di questa cosa, acquista Sam Bennett che gli inizia a fare già un bel po' di vittorie e sanno che questa cosa è importante per continuare a fare punti UCI, e oltre a lui però acquistano Emanuel Buchmann e Emanuel Conrad, tutti i corridori che hanno corso un bel po' di anni assieme al team. Emanuel Buchmann corre ancora con il team Red Bull attualmente, anche se dal prossimo anno poi cambierà per dei vari screzzi che sono successi al Giro d'Italia, ma questa è un'altra storia. Tutti i corridori che hanno preso comunque con l'idea di farli crescere sempre di più senza farli bruciare le tappe. E a fine del 2014 finisce l'era del team NetApp Endura, perché entra un nuovo sponsor, anzi entrano due nuovi sponsor, uno in particolare che è quello che ci crede di più nel progetto, che è quello che c'è ancora attualmente nel team, che è Bora. Dal 2015 si chiama Bora Aragon 18, Aragon 18 che è il marchio di bici che hanno utilizzato in quegli anni. Possiamo dire che Sam Bennett porta avanti la squadra con tante vittorie in quella stagione e arriva un altro velocista, un velocista giovane, come è stato per Sam Bennett 2 anni prima, che è Phil Bauhaus. Phil Bauhaus rimane all'interno del team per un po' di anni, vince assieme a Sam Bennett tanti sprint che, come ho detto prima, sono preziosissimi per fare punti UCI, per fare questi punti che poi sono essenziali per passare nel World Tour, perché l'anno dopo siamo già nel 2017 e nel 2017 è l'anno che il team diventa World Tour, cambiano diverse cose. Il main sponsor rimane lo stesso, ovvero Bora. Come secondo sponsor non abbiamo più Aragon 18, perché le biciclette non saranno più Aragon 18. Dopo vediamo quali sono le biciclette e perché sono entrate all'interno del team. Come secondo sponsor, anche lui è ancora all'interno del team, è Hans Grohe. La squadra si chiama Bora Hans Grohe e ingaggia la superstar del momento, ingaggia il corridore del momento, e avere il corridore del momento in quel caso vuol dire tanti punti UCI, vuol dire avere una squadra che è sotto i riflettori di tutti. E il corridore nel 2017 è Peter Sagan. Peter Sagan che nel 2017 aveva già la maglia di campione del mondo, lui nel suo palmarès ha ben 3 maglie del mondo conquistate una dopo l'altra, oltre a quello ha vinto anche tante altre gare. Sagan ha portato all'interno del team tutto il suo staff, i suoi corridori di fiducia che erano assieme a lui al team Tinkoff fino al 2016, che poi da là in poi non è più esistito. Si è portato dietro corridori come Daniel Oss, Rafał Majka, tanti corridori che sono sempre stati al suo fianco. Oltre a loro si è portato dietro anche lo staff e soprattutto anche le biciclette. Occhio, per questo non è una cosa da sottovalutare per il futuro del team, e sto parlando non nel 2017 ma nel 2025. Perché Peter Sagan si porta dietro Specialized, che è il marchio di biciclette che ha sempre utilizzato e sta utilizzando anche tuttora, che ha smesso di correre. E questa cosa è importante per il team Bora, perché Specialized gli paga una buona parte dello stipendio. Peter Sagan al tempo era uno dei corridori più pagati e non faceva neanche la classifica generale, perché in quel momento i corridori più pagati erano tutti i corridori che facevano la classifica generale. Al tempo c'era Chris Froome, c'era Bradley Wiggins e erano i più pagati. Dopo di loro però c'era Peter Sagan. Con questo acquisto la Bora Hans Grohe inizia a fare un salto di qualità, perché inizia a vincere classiche monumento. Sagan in quegli anni vinse la Parigi-Roubaix, vinse Arlbeke, non vinse la Milano-Sanremo, purtroppo è stata quella classica che ha inseguito anno dopo anno, ma purtroppo non è riuscito a chiuderla. Come vi accennavo prima, però Peter si rivede anche nel team. Difatti, da quello che si è visto, ha vissuto molto bene quegli anni. La squadra non si snatura. Prendendo Peter Sagan, prendendo il suo staff, comunque continua ad avere corridori dell'Europa dell'Est e della Germania, oppure corridori che parlano il tedesco in questo caso, con 2 corridori italiani, comunque Daniel Oss e Cesare Benedetti, che è rimasto all'interno del team
team dal 2010, l'anno di fondazione del team NetApp, fino a quest'anno, il 2024, che ha smesso di correre e è comunque all'interno del team Red Bull. Da quell'anno, comunque 2017, parlando di altri corridori, va via Phil Bauhaus, che vi avevo accennato prima, che ha portato tanti punti, però arriva anche un giovane Pascal Ackermann, che si affianca a Sam Bennett, che si affianca anche a Peter Sagan di quell'anno, per continuare a far punti e continuare a cogliere tante vittorie. Partiamo subito col vedere anche i grandi giri, perché prima tappa del Giro d'Italia, tappa da velocisti, nessuno se lo aspetta, vince Postelberger. Quindi Giro d'Italia, si fa subito ben notare il team che in quegli anni sono sempre stati degli attaccanti, dei corridori molto aggressivi, con una voglia di cercare tappe, con tanta voglia di vincere. Giro d'Italia vince già la prima tappa beffando i velocisti con una bellissima azione Postelberger. Al Tour de France troviamo due corridori addirittura che vanno a vincere una tappa, uno è Peter Sagan ovviamente e l'altro è Manuel Bottmann. Alla Vuelta vinsero anche là una tappa con Rafał Majka. E rispetto ai primi anni del team, il team Bohrensgrohe inizia a correre su un'altra dimensione. Arrivati a questo punto però il team si accorge che non ha dei corridori che possono competere per un grande giro e un po' alla volta, senza bruciare le tappe, però iniziano a coltivare i loro corridori che avevano già acquistato ormai da un po' di anni. Iniziano a studiare come migliorare, come a svilupparli sempre un po' alla volta i corridori che ormai avevano preso da un po' di anni. E quelli che si sono fatti notare di più sono stati Bugman e Schachmann, che ha vinto per due volte la Parigi-Nizza, ma si è fatto ben notare nelle gare di una settimana. E Manuel Bugman nel 2019 arrivò quarto ad un Tour de France. E siamo già arrivati al 2019, comunque con Peter Sagan, che è la star della squadra, che è la star del ciclismo in quel momento, che ancora sta vincendo. Però la squadra non vuole dipendere solo da Peter Sagan e inizia a crescere tutti i suoi corridori e inizia anche a guardarsi un po' al di fuori. Da menzionare comunque la squadra che hanno di sviluppo negli juniore, squadra che ha sfornato diversi talenti in questi ultimi anni. Ultimo non a caso è Chan Uydebroeks, che arriva proprio da questo team, ma negli anni passati ci sono stati corridori come Marco Brenner, come Ergot, che comunque adesso corrono ad alti livelli e è un po' il vivaio che avevano una volta con il team NetApp. E nel 2022 Sagan non fa più parte del team Bohrensgrohe. Sagan che ormai è verso fine carriera e il team Bora decide di non investire più su una superstar. E quindi hanno deciso di spendere i soldi che avevano come budget in modo un po' più strategico. E quindi hanno preso dei corridori molto forti a budget un po' più limitato rispetto a quello che era prima con Peter Sagan. E acquistano in quest'anno dei corridori promettenti che si erano comunque fatti vedere. Non a caso acquistano Sergio Higuita, si è fatto ben notare in quell'anno, acquistano Vlasov, acquistano Jay Hindley, che nel 2022 proprio andò a vincere il Giro d'Italia e andò a vincere il primo Grand Tour per il team Bohrensgrohe. E hanno fatto notare che sono un team che non dipendono da un solo corridore, come magari si era potuto pensare prima quando avevano all'interno Peter Sagan. E nel 2022 ormai sono 12 anni che esiste questo team, iniziano ad essere più internazionali, acquistando proprio questi corridori con Jay Hindley che arriva dall'Australia, Sergio Higuita dalla Colombia, e fidelizzano sempre di più anche gli sponsor, perché come vi ho detto prima, Bora e Hansgrohe sono dei sponsor che sono all'interno del team ormai da un bel po' di anni. Sono cresciuti in maniera progressiva senza bruciare le tappe e sono cresciuti, devo dire, davvero bene, perché arriviamo adesso al 2024 che iniziano con dei nuovi corridori, partono subito in questo caso con una delle star del ciclismo mondiale, che è Primoz Roglic. Primoz Roglic che non ha mai vinto un Tour de France, il team Bora non ha mai vinto un Tour de France e quindi assieme sperano di riuscire ad arrivare a questo risultato, che purtroppo però sappiamo tutti si sta correndo adesso. Questo risultato non è arrivato perché Primoz Roglic si è ritirato e quindi sarà rimandato tutto alla stagione 2025. E chissà con chi, però forse non con Primoz Roglic. Quindi già dall'inizio della stagione il team Bohrensgrohe fa vedere i suoi reali obiettivi e fa vedere che vuole essere uno dei migliori team al mondo, perché passa qualche mese, arriva l'indiscrezione che Red Bull dovrebbe entrare a far parte del ciclismo con il team Bohrensgrohe e vuole essere il main sponsor. Ma non solo, Red Bull ha acquistato anche il 50%
della squadra. E quindi con questo ci fa capire che vuole far cambiare qualcosa. Con l'arrivo di Red Bull, la squadra, adesso parliamo più per il futuro. Abbiamo visto tutto quello che è passato, parliamo del futuro del team. Il team che secondo me può essere uno dei migliori team, forse nei primi tre, allo stesso livello di UAE e Visma. Secondo me, dai prossimi anni, perché ora ovvio lo staff e i corridori sono quello che sono, seppur sono dei buoni corridori, ci sono due squadre migliori, però dal 2025 può cambiare qualcosa. Perché prima di tutto sono diventati la squadra con il budget più alto. Questo vuol dire più ricerca e sviluppo di tutti i componenti. Questo vuol dire migliori corridori anche. Occhio perché Ralf Denk ha dichiarato che vogliono essere i migliori, vogliono trovare il Max Verstappen del ciclismo. E non solo su strada, anche nella mountain bike e anche nel gravel. Occhio perché qua ha già lanciato delle belle frecciatine, perché sappiamo che esistono già degli atleti Red Bull che corrono all'interno del panorama mondiale ciclistico e sono Wout van Aert e sono Tom Pidcock. E non penso che Red Bull, avendo un team, voglia che i suoi atleti corrono in altri team. E si vocifera già che Van Aert e Pidcock saranno all'interno del team Red Bull Bora dal 2025. E occhio, perché prima vi accennavo delle biciclette Specialized rimane assieme al team Red Bull Bora e Specialized è legata a Remco Evenepoel, perché si vocifera proprio che Remco Evenepoel dal 2025 può essere all'interno del team Red Bull Bora. Essendo proprio Specialized lo sponsor del team, questo aiuta proprio l'arrivo di Remco Evenepoel nella squadra, perché essendo un atleta come Peter Sagan che è sponsorizzato anche dal brand Specialized, questa cosa non lo vincola e proprio Red Bull, avendo anche un grande budget dietro, seppur Remco ha un contratto fino al 2026 assieme alla Quickstep, penso che non hanno problemi a pagare la penale per farlo entrare all'interno del team. Detto questo, però, abbiamo visto tutta la storia del team, abbiamo visto cosa può succedere nei prossimi anni e tra poco ci sarà il ciclomercato e si sapranno quali sono i corridori che entrano all'interno del team. Mi sono dimenticato anche di dire Pellizzari che corre con la Bardiani. Si vocifera che dal prossimo anno sarà uno di loro e speriamo che potrà fare bene, speriamo che potrà avere i suoi spazi all'interno di questo team per portare a casa dei bellissimi risultati. E voglio sapere ora cosa ne pensate voi, quindi scrivete qua sotto nei commenti se vi è piaciuta la storia di questo team e cosa succederà secondo voi nei prossimi anni. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!